Bentornati sul canale di TotalWarGamesItalia.it. Continuiamo la campagna con Cartagine, con la famiglia Barca. Siamo arrivati alla nona puntata. Se ricordate dalla precedente puntata, l'avrete vista, eravamo sul punto di conquistare Brindisi, abbiamo assediato la città. Comincia la riscossa contro Roma dopo che gli Etruschi hanno conquistato le isole e mezzo sud Italia. Mi hanno conquistato Cosenzia prima che potessi arrivarci io. Speravo di riuscire a prendere almeno metà della Magna Grecia. Non ce l'ho fatta, ma almeno conquisto la città fortificata di Brindisi. Sono riuscito a far arrivare in tempo dei rinforzi, come vedete, da Cartagine. È il momento di conquistare Brindisi sul campo di battaglia. Eccoci all'assedio di Brundisium, abbiamo tempo asciutto, iniziamo lo schieramento. L'esercito inizialmente è posizionato su questo lato della città dove c'è un piccolissimo tratto di mura, mentre dal lato opposto abbiamo sicuramente più spazio per schierare i miei strumenti d'assedio. Quindi vado a rischierare le truppe da questa parte. Tra l'altro, proprio da questa parte, come si vede sulla minimappa, da questo punto entrerà il mio esercito di rinforzo. Questo è un vecchio bug che risale addirittura ai tempi di Empire Total War. Purtroppo, a differenza di quello che succedeva in Medieval 2, gli eserciti, quando entrano sul campo di battaglia, non rispecchiano le posizioni che avevano sulla mappa strategica. Peccato. Mettiamo un po' di scala da questo lato. Ne ho parecchie, per cui penso proprio che queste le abbandonerò. Preparo i miei schermagliatori da questo lato per usarli eventualmente come scudo per ricevere i colpi che arriveranno dalle mura. Ecco che ho schierato tutto l'esercito da questa parte. Siamo pronti alla battaglia. I nostri rinforzi Ecco, sono da arrivati. questo lato ci sono truppe romane sulle mura. Intanto arrivano le navi della flotta di rinforzo. Che potrei far sbarcare per conquistare questa porta. Purtroppo il porto ha la fregatura di non consentirti di far sbarcare le truppe. E allora facciamoli sbarcare qui, mentre la nave più grossa la facciamo arrivare direttamente dentro il porto. Qui intanto arriva, eccolo, l'altro esercito di rinforzo, e cominciamo l'assalto. Ready to march! Melee infantry at the ready! Libyan infantry! We are at your command! Opletes! Spears at your command! The gods are with us! Almighty awaiting orders! I'll have on fury! Opletes, ready! Balhamun gives us strength! Forward, warriors of Carthage! Ecco che comincia la baraonda. Infantry!
siamo. Arrivano i primi dardi infuocati. Le gallerie praticamente servono soltanto ad avvicinarsi ai parati. I uomini che sono nelle gallerie non possono attaccare le porte finché non le lasciano. Sono soltanto uno strumento per avvicinarsi. Ok, ora che ho fatto prendere un po' di frecce ai miei simpatici furieri e giavellottisti, andiamo all'assalto. Subito di portare le torri per evitare che stiano tutto il tempo a lanciarmi dardi infuocati con i nostri uomini vacillano. Prendere le mura non è difficile contro questi giavellottisti. Abbiamo conquistato una torre! Vanno a fuoco, ci siamo. Libyan infantry! Advance at speed! Our order! At speed! My lord! Libyan infantry! I nostri uomini vacillano. Entrino gli elefanti. At the ready! Almighty Carthage! Mike's ready!
Quick march! At the ready! At the double! Balhamun guards us! As you say! Completez! Forward charge! Taflin men! Hold positions! Missiles at your command! Taflin men! Set them alight! Tiro infuocato per danneggiare il morale. Delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ma è decisamente finita. Non ho fatto quasi neanche in tempo a divertirmi che il nemico è andato tutto in rotta. Diciamo che non è mai stato in discussione. Ed è andato abbastanza bene. Soltanto 974 uomini persi. Il nemico ha preso interamente la legione che difendeva Brindisi. Occupiamo questa città. Balhamun be praised. Il nostro generale cresce. Vado a migliorarne l'autorità. A questo punto proviamo a disfarci di questo campione. Vediamo cosa possono fare la nostra spia. Certo, preferirei manipolarlo e farlo arrivare dalla mia parte, ma con la spia mi sa che le probabilità sono molto molto basse. Anche di assassinarlo non c'è granché di probabilità. I live to serve the mighty Carthage. Qualche probabilità in più ce l'ha il mio giudice, non tanto di assassinarlo, ma quanto at your service di manipolarlo. Proviamo a usare l'abilità di controspionaggio della spia, visto che la regione ormai è diventata nostra. I live to serve the mighty probabilità. Non aumentano, ma vale comunque la pena di provare. Bassa la probabilità che diserti questo campione. Ma ci proviamo. C'è un 74% di probabilità di fermarlo. La manipolazione non è riuscita, questa volta è andata male. Yes! Vediamo come si presenta la città che abbiamo appena conquistato. C'è un pescivendolo che spero di convertire al più presto.
possiamo subito fare il campo di adunata per reclutare truppe anche all'estero. Tutti gli altri edifici sono da convertire a poco a poco. We fight for you, my lord. I live on the move, my lord. Baal-Hammon be praised. Aspetterò questo turno ormai per cercare di far rinfoltire il mio esercito. Non so Roma quanti eserciti possa avere in Italia, lo scopriremo andando a finire il turno. Beh, diciamo che già avere rimesso piede in Italia non è male. Qui abbiamo Siracusa con cui siamo in guerra. C'è un'interessante armata di 14 unità che ha preso già il mare. Vedremo verso chi rivolgerà le sue attenzioni. La situazione in Africa è abbastanza tranquilla. Questo esercito spero di rinforzarlo con nuove unità al più presto per andare a conquistare la patria dei Lusitani. Per il momento possiamo anche terminare questo turno. Ecco che Roma si muove, il campione viene a sabotarmi. Arriva anche una flotta, due flotte, tre piccole flotte in movimento. Ah, però, gli Etruschi hanno conquistato niente poco di meno che Roma. Signori, gli Etruschi in questa campagna si sono fatti davvero attivi. Se non mi sbrigo, mi sa che questi mi fregano mezza mappa. Per fortuna sono i miei alleati militari. Ecco, l'esercito di Dalmati che viaggia per il mare non mi dice niente di buono. Ecco Siracusa. Abbiamo un nuovo statista pronto al comando, il campione nemico che ci ha dato dei problemi. Abbiamo completato intanto una ricerca, vediamo cosa ha fatto il campione. Ha attaccato senza pietà le pattuglie facendo morti e feriti, speriamo di riuscire a farlo fuori in questo turno. Intanto c'è questa armata di dalmati con cui sono in guerra, non mi piace per niente. I dalmati sono in guerra anche con gli etruschi. Proviamo a chiedere ai miei alleati di entrare in guerra con i dalmati. Welcome friend, welcome. I in my lord's name will give you a fair answer before the sun sets. Probabilità bassa. Vediamo se io mi unisco alla guerra con la Cirenaica cosa succede. Probabilità moderata. E hanno accettato. I agree. La Libia accetta. Cartago Nova. In my lord's name, be welcome in guerra coi and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Probabilità bassa, proviamo a dargli un po' di soldi. Mi sa che vorranno un bel po' di soldi. Probabilità moderata con 800. Proviamo 660. Can't respect would be yours if friendship is purchased. We hold you in much higher regard. Un ultimo tentativo con 800. Voglio darvi più di tanto, non ne vale la pena. Atene adesso mi è amichevole,
perché sono in guerra con Siracusa e con gli Ardiei e ho dei trattati con Sparta. Vediamo. I am eager to hear your embassy. Vuole fare inspired un accordo as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. Proviamo a mettere sul piatto un patto di non aggressione, già c'è una probabilità moderata. Rifiuto. Simple prudence means that I must refuse your offer. Although I did enjoy your advocacy. Sono in tanti i nemici. E hanno accettato. Questo è positivo perché anche con Sparta ha un patto di non aggressione. Proviamo l'accordo commerciale. Athena has blessed you with the wisdom to speak well. She has blessed me with the wisdom to say no. Potrebbe sicuramente darmi un buon aumento di introiti. Vale la pena di spendere un po' di soldi se ci stanno. Proviamo con 500, probabilità bassa, proviamo con 680. You serve your people well, but you cannot alter my opinion in this matter. I must refuse. Ultima offerta 850. Hanno accettato. Your words visto che di amici ne ho decisamente pochi, almeno quei pochi che ho, cerco di tenermeli buoni. Vediamo se be welcome here and speak as you wish without fear of consequence. Sono basse, siccome ho già pochi soldi, mi fermo qui. A questo punto segnaliamo questo esercito ai nostri alleati. Questa flotta. Grazie alla patch 7, adesso io ho selezionato la flotta col metodo precedente, doppio clic sulla mappa diplomatica per far spuntare, per rendere selezionabili singole armate, però grazie alla patch 7 adesso anche dalla mappa strategica si possono selezionare le armate e le flotte da indicare ai nostri alleati come obiettivi. Qui Roma è messa decisamente bene. Ready for orders. Il nostro esercito fino a Napoli non arriva, purtroppo. How can I serve? Neanche questo. Proviamo ad attirare fuori i romani. Baal Hammon be praised. Destination reached. Your next command, my lord. March. You have further orders? Non ho abbastanza soldi, credo, per convertire, però posso convertire il tempio. Mancano però i soldi per fare il meglio e allora a questo punto preferisco aspettare. Non ci sono abbastanza soldi. Balhamun be praised! Nemmeno navi da poter reclutare, vediamo se riesco a far fuori. How can I serve Carthage? Questo campione. Abbiamo un 68%. Death to the enemies of Carthage. Nemico ferito. My mission was a success. Ce lo togliamo di mezzo ai piedi. My lord. Baal Hammon be praised. Setting forth in the name of Carthage. There is more I could do. Ecco che vediamo l'esercito romano. Non è un granché, peccato che con i punti di movimento non ci arrivo. Baal Hammon. Speriamo col prossimo turno. E vediamo cosa farà questa flotta. Non sto ricercando alcuna tecnologia, il gioco me lo ricorda, grazie. Proviamo a migliorare la ricchezza dell'agricoltura. Anche se sono molte le tecnologie militari che ancora mi mancano, quindi a questo punto cambio idea. Scelgo la ingegneria
che mi consente di versare olio bollente dalle porte, mi dà meno uno al tempo di resistenza del nemico all'assedio e soprattutto mi consente di costruire l'officina. Roma prende il mare. Vuoi vedere che puntano a Cartagine? E gli Etruschi forse ascoltano il mio appello contro i Dalmati. Se la prendono proprio con gli Etruschi. Speriamo che se ne occupino, altrimenti i Dalmati in Sicilia diventano una spina nel fianco. Ecco, Siracusa che torna. La situazione è praticamente disperata. Io sto muovendo gli eserciti all'attacco di Napoli. Mi sa che questa la perdiamo per riconquistarla il turno dopo. Poco male. Siracusa me la conquista. Perdo la flotta, ma la riconquisterò e farò fuori il loro esercito in un turno. Morto il nostro ammiraglio. How may I serve you? Beh, abbiamo perso Brindisi, ma ci mettiamo un attimo a riconquistarla. E in un colpo solo faccio fuori anche l'esercito dei Siracusani. Dalla mappa strategica. Lady Tanith, bless our journey. Laying siege to the settlement. Non partecipa all'attacco. Al-Hammam betray. At once. To victory. We take this settlement. Esatto. For you, my lord. E l'assedio diventa una passeggiata. E Brindisi è tornata subito in mano nostra. We fight for you, my lord. At your command. Ecco, migliorano le posizioni delle armate e i gradi dei generali. Il nostro generale è migliorato. Vado a migliorare la sua autorità. Stessa cosa per l'esercito di rinforzo. Gli diamo una tradizione che migliora la possibilità di costruire macchine d'assedio. Questo generale non aveva ancillari che lo seguono. Più 5% al morale delle unità. Scelgo subito questo. Ready for orders. E proviamo ad andare a conquistare Napoli. Resto nella mia regione per far ritornare le truppe a pieni ranghi. Siracusa adesso è decisamente ridimensionata, non dovrebbe avere più neanche un esercito. Ecco che loro avevano buttato giù gli edifici. Dobbiamo riparare questo edificio
o convertirlo, ma non abbiamo più i soldi. I dalmati per il momento si sono fermati qui. A questo punto, turno interlocutorio, abbiamo riconquistato la regione che avevamo conquistato e speriamo di fare in tempo a prendere Napoli prima che ci pensino gli Etruschi. Lo scopriremo nella prossima puntata, per il momento è tutto. Grazie per essere stati ancora una volta con noi. La campagna continua.